benvenuti al mio ennesimo esperimento con i capelli. Ebbene sì, cioè, come dire, non trovo pace perché oggi proviamo insieme a sistemarli. Quindi li scorceremo, li sfoltiremo, cercheremo di dargli un verso, perché io ho un obiettivo. Adesso vi faccio vedere, perché io trovo le foto, no, in giro su Instagram, su Pinterest, e mi fisso che voglio i capelli in quel modo, anche se magari poi, cioè, non c'entrano nulla con i miei. Ho trovato questa foto. Quindi il mio obiettivo è questo, quindi si devono ancora comunque allungare, no? Soprattutto dietro, però intanto voglio dargli questo verso, un minimo. Ora, la modella qui ha i capelli molto meno folti dei miei, per questo che li voglio sfoltire, e quindi niente, ci voglio provare, perché praticamente la mia idea è questa. Io ce li ho più gonfi, no? Quindi se io comunque li continuo a mantenere rasati sotto, mi crescono, li sfoltisco, bene o male quel verso riesco a darglielo, credo. Quindi insomma, oggi voglio provare. Ho comprato anche le forbici, queste apposta per sfoltire, e infatti oggi le proviamo subito insieme per la prima volta, e quindi niente, iniziamo. Dunque, la prima cosa da fare è innanzitutto scorciare un po' questo ciuffo qui davanti, perché mi dà fastidio, e anche sfoltirlo perché è troppo. Quindi io direi che possiamo iniziare proprio da qui. Allora, io più o meno lo porto sempre da questa parte, quindi diciamo che più o meno i capelli che io prendo di solito sono questi. Io avevo comprato questo attrezzino che serviva proprio a questo, e quindi oggi lo riutilizzeremo. Quindi vediamo un po', io direi che più o meno questi li taglio tutti, ma sì. E mi ricordo che praticamente bisognava fare, no, mettiamo un pochino di meno, tipo procedere così, non proprio a taglio paro, e vediamo che succede. Vabbè, ma male che va, insomma, ricrescono. Poi di positivo c'è che comunque oggi è lunedì, quindi tipo domani la parrucchiera è aperta per riparare a eventuali macelli. Quindi io direi che possiamo anche fare basta. Vediamo se la lunghezza è più o meno decente, cioè tipo, ecco, sì, già così. Comunque almeno non vanno davanti agli occhi. E io direi, allora, proviamo subito, ma proprio subito, a sfoltire il ciuffo. Ho visto, no, che si fa tipo così, che si prendono delle ciocche di capelli, si arrotolano, e poi con le mitiche forbici si dovrebbe fare tipo così. Giusto? Ora, per terra si creerà il caos, poi vabbè, tanto pulisco con l'aspirapolvere. Boh, qualcosa cade, qualcosa succede, vediamo un po'. Quindi procediamo con quest'altra ciocca. Tra un po' è anche ora di rifare il colore. Ah, per quanto riguarda intanto il colore, quello che avevo fatto con Lime Crime, e vi lascio il video insomma, qui nel pallino informazioni, no? Quando ho provato la tinta, quella rossa, devo dire che mi sta piacendo, perché comunque ancora si mantiene. Ora magari non sembra, perché comunque, vabbè, ci sono le luci queste, ma comunque al sole ancora si mantiene, e non è niente male, insomma, perché non si scolorisce, cioè sì, si scolorisce, però non in modo che comunque crea colori strani, o comunque in modo disomogeneo. Quindi mi piace molto. E appena si sarà proprio scolorita totalmente, proveremo a fare quella grigia. Perché sì, le avevo prese due, rossa e grigia, e proveremo a fare quella grigia. Quindi tanto poi dovremo andare a lavarli i capelli, perché altrimenti perdo capelli ovunque. E quindi facciamo anche qui
chi lo sa se sono sfoltiti, qualcosa cade. Bah, proviamo a vedere. Bah, io tutta questa differenza non la vedo, ma comunque, beh, però comunque, cioè, comunque un po' li toglie, eh. Quindi magari adesso sono anche tutti gonfi, che li ho pettinati. E quindi niente, io direi che, beh sì, comunque il ciuffo è comunque più leggero. Io quindi procedo a fare questa operazione per tutta la testa. E poi arriva il momento migliore, cioè quello in cui bisognerà radersi, vabbè non del tutto, però insomma con la macchinetta, e lì c'è davvero davvero gusto. Io non so se l'avete mai fatto, ma vi assicuro che è veramente un antistress. Cioè io tutte le volte che mi sistemo i capelli da sola, no, magari ecco giusto ripasso sì dove sono rasata, così è il momento migliore quello, perché veramente è divertente, non c'è niente da fare, è divertente. E quindi procedo a fare tutto questo lavoro. Allora, ho fatto più o meno tutta la testa, quindi sì, tutta la testa, e cavolo, mi sento veramente più leggera, non c'è niente da fare, sono veramente meno, mi sentivo veramente tanto gonfi, cioè proprio non li sopportavo già più. E quindi adesso è il momento della cosa ancora più divertente, la rasatura, ed è fantastica. Allora io ho la macchinetta che la rubo al mio ragazzo, e in realtà non è proprio, diciamo, contentissimo, però vabbè, non fa niente. E io di solito la metto a 3 o a 4, facciamo a 3, facciamo una cosa estrema. Sì, manto, perché poi tanto fuori crescono subito, quindi c'è proprio, almeno per un posto a posto, e è troppo antistress. Cioè io proprio questo qui è il momento in cui mi diverto, veramente mi diverto. E poi il bello è che io avevo sempre pensato a una soluzione del genere per i capelli, cioè di tenerli comunque rasati sotto e sopra un pochino più lunghi. Però cioè tipo anche le parrucchiere sempre a dirmi no, poi comunque è una schiavitù. Ma non è assolutamente vero, perché cioè a rasarli ci vuole veramente pochissimo. Sì, si fa un po' di macello con questi capelli per terra, ma insomma l'aspirapolvere e via. E quindi niente, io adesso faccio tutta la mia parte qui rasata, poi faccio la doccia e poi provo a dargli un verso. Quindi ci rivediamo quando ho praticamente fatto, diciamo, la piega. No, anzi, ho pensato, proviamo ad acconciarli insieme i capelli, più o meno insieme, insomma. Allora, la sensazione, l'ho lavati e l'ho asciugati, ci ho messo giusto un po' di schiuma, un po' di mousse e un po' di termoprotettore, e stavo pensando di farli di quelli tipo che, allora magari il ciuffetto davanti lo liscio, però tipo questi intorno, di farli con la tecnica questa qui che si arrotolano a ciocche e ci si passa la piastra in questo modo, che poi una volta vi avevo fatto un video anche di quando ce li avevo lunghi, e devo dire che quando li facevo così anche i lunghi li tolleravo più o meno, perché comunque non vengono né proprio lisci, comunque i miei capelli lisci, se non me li fa la parrucchiera, difficilmente vengono bene, però non vengono nemmeno ricci, quindi un po' una via di mezzo. Allora, la cosa che mi è piaciuta tantissimo a lavare i capelli è stata proprio la leggerezza, il fatto di sentire pochi capelli,
E io lì proprio, cioè, contenta, contenta. So che può sembrare un controsenso, perché poi magari c'è invece all'opposto chi si lamenta che ne ha pochi e o comunque che ne ha figli affini e quindi vorrebbe il volume, che sono troppo lisci e non hanno volume. Però, cioè, a me proprio sentire tutta quella massa di capelli, cioè proprio mi dà proprio urto, mi dà proprio nervoso, come si dice, no? E quindi io sono contenta, almeno per il momento. Ora vediamo come vengono a farli così, ma secondo me più o meno ci siamo. Forse il ciuffo l'ho scorciato un po' troppo, ma tempo, un mese, ma forse neanche, già mi darà fastidio, quindi già lo riscorcerò un'altra volta. E quindi niente, io procedo a fare tutta la testa così, perché il risultato sicuramente non sarà proprio malaccio. L'unico problema è che fuori il tempo è brutto, è un po' nuvoloso, un po' piove, è un periodo un po', sì, autunnale. E quindi magari anche a farli così poi comunque diventano subito ispidi. Vabbè, tanto a lavarli faccio presto. E niente, io procedo. Il video che farò poi dopo di questo sarà, credo, proprio domani, anche perché oggi non faccio in tempo, però avrei veramente voglia di farlo. Però non apro nulla, lo voglio aprire insieme a voi, perché oggi mi sono arrivate, mi sembra tre nuove parrucche. Sì, mi sembrano tre, cioè, è assurdo perché l'ho ordinato, cioè, tipo pochissimi giorni fa, settimana scorsa, e già sono arrivate, perché sapete, no, io le ordino da, come si chiama adesso, Wiga Fashion, che una volta era Wig for You, Wigaholics, adesso è Wiga Fashion, e, dalla Malesia, e sono arrivate subito praticamente. E ok, ho pagato 22 euro di dogana, però lasciamo perdere. E mi sono arrivate, insomma, proprio oggi, però non l'ho aperte, e quindi lo voglio fare insieme a voi, l'unboxing e la prova di queste nuove parrucche. Non vedo l'ora, perché ho voglia di farci proprio delle foto carine per Instagram, insomma, così. E quindi niente, adesso proviamo a vedere come sono venuti questi capelli. Sciogliamo il tutto. Forse ho sfoltito troppo, però che mi importa. È ora anche di rifare comunque la tinta. Diciamo che l'altra volta, per paura comunque di macchiarmi, perché non sapevo bene come funzionassero queste tinte Lancrime, non sono andata proprio molto molto vicino alla cute, e infatti poi la ricrescita non l'ho coperta. Comunque queste tinte mi piacciono davvero davvero tanto. Peccato che non possa fare comunque altri colori un po' più pazzi, perché vedo dei video in cui comunque ci fanno i colori quelli un po' degradé, che no, dal viola al rosa, dal verde al celeste, bellissimi, veramente bellissimi. Quindi mettiamo un pochino di gel. Comunque secondo me male male non sono venuti, o comunque meglio di prima sono, perché prima erano veramente diventati una massa informe e mi davano fastidio. Sapete quando avete i capelli che proprio non vi piacciono? Allora state sempre a toccarli, a sistemarli, perché vi sembra, no, di avere comunque qualcosa che non va, e vi sembra anche che gli altri, no, stiano sempre a guardare. Non è vero, però è così. E quindi io stavo sempre a toccare questi capelli, dietro li sentivo lunghi, mi davano veramente fastidio. Ora li sento un pochino meglio, anche se magari a qualcuno potrebbe non sembrare, sono tipo delle spine, però sono anche perché sono comunque ancora un po' umidi, un po' così. Io direi di mettere un po' di gel così sulle punte, random. Che poi il bello è che devo proprio anche uscire, quindi uscirò in queste condizioni, però a me non dispiacciono, perché mi sento più leggera, più a posto, no?
Dai, comunque non so male, eh. Questa tecnica a me piace perché ve l'ho detto, li lascia così, che non sono né proprio ricci ricci né lisci, e quindi per me sono carini. No? L'ho rasati bene. Che poi comunque ecco, stanno crescendo, quindi no, chiaro, sono abbastanza lunghi, insomma, via. Non sono proprio corti corti tipo funghetto, che c'è stato anche il periodo che sembravo tipo un funghetto perché erano leggermente troppo corti. Però dai, io direi che rispetto a tutto il volume di prima ho fatto un lavorone e ho risparmiato i soldi. Io sono contenta, quindi grazie per aver condiviso con me questa cosa, perché comunque avevo un po' di paura, cioè sapevo che alla fine non è che avessi cioè non è che avrei potuto combinare chissà, se non sbaglio questi congiuntivi, insomma sapevo di non poter combinare chissà che disastro, no, con le forbici queste per lo sfoltimento, perché comunque non è che tagliano proprio. Però comunque era una cosa nuova, non l'avevo mai fatta, dico chissà che succede, e invece più o meno dal risultato c'è, e quindi grazie per aver condiviso con me la cosa, e ci vediamo per l'unboxing delle nuove parrucche, non vedo l'ora, ciao!